la legge, ne parleremo con il nostro ospite che è il comandante della postata di Varese. Buongiorno e benvenuto ad Andrea Lefano. Buongiorno. Poi come ogni lunedì parleremo di Lefano, buongiorno di benvenuto, e riguardo a questo nuovo reato che è stato introdotto, le sentenze spesso generano dei commenti discordanti, per esempio nell'ultimo caso i genitori di Giada Molinaro, la ragazza che fu investita sulle strisce pedonali lo scorso settembre a Varese, hanno detto ci aspettavamo una pena più alta, il pirata della strada è stato condannato a 6 anni di reclusione. Ma parlando più in generale dell'omicidio stradale in Lombardia, ecco, stiamo vedendo le immagini riferite al triste caso della ragazza di 17 anni di Varese. Com'è andata in questo ultimo anno di esistenza della norma in Lombardia? Se ne possiamo fare un primo bilancio. Sicuramente c'è stato un calo delle vittime, sostanzialmente attorno al 5%, quindi in linea con il trend nazionale. Se poi si prende in considerazione il periodo proprio di entrata in vigore della legge, quindi da marzo a dicembre, registriamo un calo ancora più sensibile delle vittime sulla strada. Senza dubbio un anno per tracciare un bilancio definitivo che tenga conto dell'efficacia della norma è ancora un po' prematuro. Ci sono delle ipotesi base, quindi come viene articolata la norma? C'è un'ipotesi base, ci sono poi degli aggravanti. Ora abbiamo parlato del caso di Giada Molinaro, l'altro caso che è avvenuto appena ieri sera in un paese lomellino, pirata della strada che fugge senza prestare soccorso, quindi questo è un aggravante. Sicuramente, la legge ha introdotto anzitutto una norma specifica che prima non c'era, cioè che va a punire, a sanzionare l'omicidio stradale, con un'ipotesi base che possiamo ricondurre ad un semplice tamponamento fino ad arrivare a delle ipotesi per così dire aggravate, cioè quando la morte viene cagionata commettendo una violazione grave al codice della strada, come potrebbe essere la velocità piuttosto che un contromano, o quando colui che cagiona la morte era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga. È chiaro che la pena, le pene previste per queste diverse ipotesi variano, e nel caso delle ipotesi aggravate sono delle pene più gravi, passiamo da un'ipotesi base che va da 2 a 7 anni fino ad arrivare a ipotesi che vanno dagli 8 ai 12 anni. Queste sono, diciamo, le sanzioni previste, sì. Anche nei casi... Nel caso della fuga è un'ipotesi aggravata che prevede degli aumenti di pena ed è assolutamente un comportamento da non tenere da parte di colui che cagiona un incidente stradale, perché il comportamento da tenere è quello di fermarsi, è quello di segnalare immediatamente l'incidente per evitare che chi sopraggiunge possa innestare degli incidenti a catena, e se ci sono feriti quelli di allertare immediatamente il 118. Quindi superare il panico, la paura che può scattare in questi momenti e capire che c'è anche la possibilità che sia aggravata ulteriormente la pena in questo caso. Parliamo però anche di un altro tipo di omissione di soccorso, ce lo ha segnalato l'Associazione Fraternità della Strada. Secondo un'indagine, più della metà degli italiani, quindi anche dei lombardi, perché la tendenza è anche in linea con quella nazionale, si dichiara assolutamente impreparato a gestire una situazione di emergenza sulla strada con dei feriti. Ma cominciamo nel dire, rischia qualcosa anche chi non soccorre un ferito sulla strada o in altri luoghi? Anzitutto è un dovere, diciamo, morale, etico, quello di aiutare una persona che è in difficoltà. Questo non significa che bisogna improvvisarsi medici o infermieri, ma semplicemente adoperarsi per quelle che sono le proprie capacità e le proprie conoscenze. Accanto a questo dovere civico c'è anche una norma del codice penale, che è l'articolo 593, che sanziona chi davanti a un corpo inanimato o comunque ferito o comunque in uno stato di pericolo omette di prestare assistenza e di dare pubblico avviso alle autorità, cioè la reclusione fino a un anno per queste ipotesi. Si rischia se non si hanno conoscenze e nozioni di pronto soccorso? Noi ci aspettiamo che i corsi di pronto soccorso magari divengano più frequenti anche nelle scuole, ma chi non ha nozioni specifiche rischia di far peggio se interviene. Quindi cosa va fatto? Se non si ha una preparazione medica specifica è bene non toccare il ferito, non somministrare nulla, e nel momento in cui si sta alle
dovuto con estrema calma, per evitare che venga vanificata l'efficacia della comunicazione, dare quante più informazioni utili all'operatore sanitario al fine di poter orientare meglio l'intervento dei soccorsi quando arriveranno sul posto. In quest'anno di esistenza di questa nuova norma avete verificato se sono modificate le cause degli incidenti stradali o se sono sempre le stesse? Allora, la causa principale scatenante è sempre il fattore umano. L'auto si guida con la testa prima ancora che con i piedi, quindi nel 90-95% dei casi c'è sempre un comportamento scorretto alla base di un incidente. Sono pochissimi i casi dove gli incidenti sono provocati dalle condizioni della strada piuttosto che dalle conduzioni, sì, dalla conduzione dal veicolo. E il fattore umano, accanto all'eccesso di velocità o alla guida in stato di ebbrezza, le distrazioni sono sempre più dei fattori scatenanti. L'avvento degli smartphone rappresentato una distrazione purtroppo diciamo importante per gli automobilisti. Noi consigliamo, ovviamente, dalle parole del comandante della Costa di Varese, di non distrarsi alla guida, non usare lo smartphone, se proprio si è costretti farlo con il viva voce o l'auricolare. C'è una norma specifica che punisce, che sanziona l'uso non corretto del cellulare, che tra l'altro, oltre a prevedere una sanzione pecuniaria, prevede anche la decurtazione dei punti sulla patente. Ed è, ahimè, una sanzione dove gli automobilisti corrono sempre più spesso. Grazie per il suo intervento e buon lavoro. Noi andiamo avanti.